Ciao a tutti, oggi 20 dicembre. Andiamo ad aprire la 20ª casellina del calendario dell'avvento giuridico in materia di appalti pubblici. L'argomento di cui parleremo è l'avvalimento. L'avvalimento è normato dall'articolo 89,11 del decreto 50/2016. Allora, avvalimento significa che l'operatore economico che intende partecipare ad una procedura di gara non ha però i requisiti speciali per poterlo fare. L'avvalimento, infatti, è ammesso soltanto per i requisiti di cui all'articolo 83,1 lettere B e C, quindi per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Non è possibile avvalersi della idoneità professionale di un operatore economico, quindi di un'iscrizione ad esempio alla Camera di Commercio oppure ad un albo professionale, e non è possibile avvalersi dei requisiti generali di altri operatori economici. Colui quindi che andrà ad avvalersi dei requisiti speciali viene definito ausiliato, colui che invece metterà a disposizione le proprie risorse e le proprie capacità economico-finanziarie viene definito ausiliario. Innanzitutto dobbiamo dire che abbiamo due tipi di avvalimento: l'avvalimento cosiddetto di garanzia, quando l'oggetto dei requisiti sono le capacità economico-finanziarie, quindi ad esempio il fatturato. Avremo invece l'avvalimento cosiddetto operativo, quando l'oggetto sarà invece la praticamente capacità tecnico-professionale. Innanzitutto dobbiamo dire che per quanto riguarda la possibilità di avvalerci dei requisiti di altri operatori economici, possiamo farlo anche nell'ambito di uno stesso raggruppamento. Quindi, se un operatore si associa con altri, può chiedere di avvalersi dei requisiti di uno dei componenti del raggruppamento. In questo caso avremo quello che viene definito l'avvalimento infragruppo. Possiamo anche invece andare a chiedere i requisiti a più operatori economici, per cui uno stesso operatore economico si può avvalere ad esempio della capacità finanziaria di un operatore e invece della capacità tecnico-professionale di un altro. In questo caso saremo nell'ambito di quello che viene definito l'avvalimento frazionato. In sede di gara, affinché l'operatore economico se ne possa però avvalere, è necessario che dichiari di avvalersi dei requisiti di altri operatori già in sede di DGUE. Dovrà quindi dichiararlo, dovrà indicare chi è l'ausiliario di quest'ultimo già in sede di gara, deve produrre il DGUE e quindi la dichiarazione dei requisiti generali e speciali. Inoltre, la dichiarazione dell'ausiliario sarà necessaria affinché questo si impegni sia nei confronti dell'operatore economico che della stazione appaltante a mettere a disposizione le proprie risorse e per tutta la durata del contratto. Il contratto di avvalimento dovrà essere presentato in sede di gara e a pena di nullità il contratto di avvalimento dovrà proprio prevedere i requisiti che l'ausiliario andrà a fornire e le risorse che verranno messe a disposizione. L'avvalimento è possibile per tutte le tipologie di categorie, parliamo soprattutto di lavori, ma è espressamente vietato per quelle che sono definite categorie super specialistiche, quindi cosiddette SIOS, ovvero quelle espressamente individuate dal decreto ministeriale 248/2016. Se un operatore economico non è qualificato per una categoria che rientra nell'ambito delle SIOS, ad esempio un S30 che riguarda gli impianti elettrici, per partecipare alla gara potrà eventualmente costituire un raggruppamento temporaneo di impresa con un altro operatore che possiede questa tipologia di requisiti. Inoltre, tra l'operatore economico e il proprio ausiliario, si ha la responsabilità solidale, quindi sono entrambi solidalmente responsabili nei confronti della stazione appaltante, nel caso in cui si verifichi un eventuale inadempimento. Anche per oggi abbiamo concluso, vi aspetto per l'apertura della prossima casellina.